Oggi continuiamo su richiesta vostra la storia dei sistemi operativi. E quello di cui vi parlo oggi è un altro sistema operativo che si è ritrovato in mezzo a una lotta tra galli. Oggi parliamo infatti di OS2. Nello scorso video di FK Storia vi avevo detto come BSD si era ritrovato in mezzo a dei problemi legali. Invece potete vedere OS2 come quel bambino che si ritrova a vedere i propri genitori litigare. Ma quindi procediamo con ordine. Prima di tutto, cos'è OS2? OS2 è una famiglia di sistemi operativi sviluppati da IBM in collaborazione con Microsoft. Questo perché IBM stava sviluppando una nuova famiglia di computer chiamati PS2, PS sta per Personal System, che doveva essere la nuova generazione di computer sviluppati all'epoca, anzi di personal computer sviluppati all'epoca. Già Microsoft e IBM avevano collaborato insieme per sviluppare il PC-DOS, che era il disk operating system di IBM sviluppato da Microsoft. Tuttavia anche Microsoft aveva il proprio disk operating system, il famosissimo MS-DOS. Qual era la differenza fra MS-DOS e PC-DOS, visto che entrambi erano sviluppati da Microsoft? Nessuna. Cioè, erano praticamente uguali ma venduti con due nomi diversi. Nel 1985 IBM e Microsoft hanno siglato un accordo di collaborazione per sviluppare OS2, che doveva essere il successore di PC-DOS, che utilizzava la modalità protetta. Se non sapete cos'è la modalità protetta, è un sistema implementato nei processori x86 per avere una separazione della memoria nei programmi in esecuzione. E ne avevo già parlato in questo video, andate a ripescare. Dopo 2 anni di gestazione esce OS2 versione 1, che era solamente in modalità testuale. Dopo un annetto uscì OS2 versione 1 Extended Edition, che aggiungeva tante belle cose succulente, quali la connettività, database SQL e tante altre belle cose. Un'interfaccia grafica per OS2 venne introdotta nel 1988 per la versione di OS2 1.1, che veniva chiamato Presentation Manager, o meglio, l'interfaccia grafica si chiamava Presentation Manager. E poiché la sviluppava Microsoft, a cosa assomigliava questo Presentation Manager? Ma ovviamente assomigliava a Windows 2.0. Io già avevo parlato della storia di Windows in questo video e vi consiglio di andarvelo a recuperare perché alcune cose potrebbero intersecarsi. Nell'89 venne rilasciata la versione 1.2 di OS2, che tra le altre cose aggiungeva un nuovo file system che migliorava i vecchi file system FAT, che permetteva di avere per esempio nomi di file più lunghi e non aveva neanche un limite per il numero di file che si poteva avere all'interno del disco. Con la versione 1.2 di OS2 si aggiunse anche il supporto per il protocollo TCP/IP. Ma aspettate, poco fa avevo detto che c'era già il supporto per la connettività. Esatto, supporto per la connettività, non per internet. Infatti IBM supportava la comunicazione fra computer IBM, era una cosa un po' proprietaria, però all'epoca internet stava diventando più famoso e quindi si sono detti dobbiamo implementare internet e tutto quello che ne concerne, altrimenti sarebbero stati tagliati fuori. Tuttavia, tra la relazione fra IBM e Microsoft si stava leggendo una nuvola nera, molto simile a quella di Fantozzi. Ma perché? E lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo dei problemi coniugali che hanno avuto IBM e Microsoft quando hanno sviluppato OS2. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito che se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale qualora questo video vi piaccia e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con gli altri fantastici contenuti che porto su questo canale. E quindi adesso proseguiamo e andiamo a capire perché c'era questa nuvola nera tra IBM e Microsoft. Dunque, quello che accade è che comunque IBM e Microsoft erano comunque due aziende con due obiettivi diversi. E quello che accadde è che nel 1990 venne rilasciato Windows 3.0, che è stato un successo mondiale. Infatti vendette milioni di copie solo il primo anno. E questo qua oscurò OS2. Perché? Punto 1, perché le persone se lo trovavano già all'interno dei computer, quindi non dovevano comprarsi un prodotto esterno come lo era S2, infatti OS2 veniva venduto separatamente. Inoltre OS2 non aveva il supporto per tanto hardware che già stava iniziando a essere popolare all'epoca, soprattutto quel tipo di hardware che non erano IBM. Infatti se da una parte c'era Windows che supportava la qualunque cosa, OS2 no.
soprattutto perché IBM diceva a Microsoft di togliere funzionalità di OS2 che erano già state implementate per Windows qualora queste funzionalità non riuscivano a essere pienamente compatibili con i prodotti IBM, cioè con i computer IBM, tipo i font. Inoltre c'era un'insofferenza di Microsoft nei confronti di IBM, soprattutto per quanto riguardava la burocrazia, soprattutto perché IBM misurava la produttività di Microsoft contandogli le linee di codice. Invece IBM si lamentava che Microsoft scriveva del codice molto conciso e non metteva manco i commenti. E cazzo, i commenti però vanno messi. Dall'altra parte invece Microsoft si lamentava che gli sviluppatori di IBM scrivevano un codice molto complesso e molto corposo. Ora, un'altra richiesta che fece IBM a Microsoft per OS2 era quella di cambiare le API di OS2. In che senso? Ricordiamoci che OS2 veniva proprio da Windows 2.0 e quindi tutte le API erano alla fine le API sviluppate per Windows. Loro le volevano modificare. Però questo cosa comportava? Che il codice sviluppato sia per programmi Windows che per OS2 non sarebbe stato più compatibile. E i fantastici sviluppatori di IBM hanno risolto questo problema implementando uno strumento di sviluppo che convertiva del codice sviluppato in passato con le vecchie API con quelle delle nuove API. Quindi secondo IBM, che aveva programmi compatibili, adesso i programmatori devono riconvertire il codice con questo strumento di sviluppo per averlo di nuovo compatibili con le nuove API, perché loro le volevano cambiare. Vabbè. Capite bene che tutte queste cose stava creando degli attriti tra le due aziende, attriti che sono poi inaspriti quando la Microsoft assunse Dave Cutler, che era quello che aveva già sviluppato il sistema operativo VAX VMS. Con lui e la Microsoft si iniziò a lavorare un nuovo sistema operativo che si chiamava OS2 NT. IBM si iniziò a incavolare perché Microsoft stava prendendo la sua direzione per sviluppare altre versioni di Windows e quindi raggiunsero un accordo. L'accordo sarebbe stato che IBM continuava a mantenere lo sviluppo per OS2 versione 1 e 2, mentre Microsoft si sarebbe focalizzata per sviluppare OS2 versione 3. Invece Microsoft quello che fece fu quello proprio di sfanculare OS2, quindi sfanculare IBM, e prese il codice che stava sviluppando per questo nuovo sistema operativo OS2 NT e lo chiamò Windows NT, che tutt'oggi ci ritroviamo alla versione 10. Microsoft sfangolò IBM, però mica che lo sviluppo di OS2 si fermò così. Infatti all'epoca uscì OS2 versione 2 che costava la modica cifra di $195, mentre Windows all'epoca veniva venduto a $150. Furbacchioni. Ora, una cosa importante da ricordare, perché adesso è importante ricordare questa cosa, è che OS2 partiva da Windows 2, quindi IBM si era sempre impegnata per mantenere una compatibilità per i programmi di Windows per OS2. Quello che fece infatti IBM era quella di rilasciare una versione di OS2 chiamata OS2 for Windows. Nome in codice Ferengi, e suppongo che questo nome in codice fu preso da Star Trek, da questi Ferengi. E il fatto che loro abbiano chiamato OS2 for Windows fu vista da Microsoft come un tentativo di IBM di capitalizzare il successo di Microsoft a loro vantaggio, rischiando di confondere i clienti. Perché di confondere i clienti? Ricordiamoci che i personal computer si stavano iniziando a vendere proprio in quel periodo e quindi quando le persone vedevano OS2 for Windows pensavano di comprare un prodotto tipo Norton for Windows, pensando quindi di comprare un programma, ma invece andava a comprare un sistema operativo moderno, multitasking, che tra le altre cose ti facciava pure Windows se ce l'avevi installato. Nel 94 venne rilasciato OS2 versione 3, nome in codice Warp. Ah, ecco! Qui c'è scritto che IBM ha dichiarato che usano nomi presi da Star Trek. Infatti, se voi avete mai visto Star Trek, Warp è la velocità di curvatura. Devo andare a recuperare OS2 solo per questo motivo. Infatti, quando OS2 Warp venne rilasciato, c'era niente poco di meno che Patrick Stewart alla cerimonia di presentazione del sistema operativo. E per chi non sa chi è Patrick Stewart, molti di voi sicuramente lo conosceranno come l'attore che interpreta Charles Xavier degli X-Men, ma per me sarà sempre il capitano Picard dell'Enterprise NCC-1701-D. Comunque a me questo OS2 Warp mi sa di Windows 95. Due anni dopo, nel 1996, venne lasciato OS2 Warp versione 4, che tra le altre cose includeva Java e uno dei primi sistemi di riconoscimento vocale. Ora, una cosa simpatica di OS2 Warp è che la versione demo distribuita nel Regno Unito era facilmente craccabile, anche in maniera accidentale.
E questa cosa si pensa che sia stata fatta in maniera deliberata per aumentare la user base di OS 2. Tuttavia, l'introduzione di questa backdoor, a quanto pare fatta in maniera dolosa, cioè loro, secondo qualcuno, l'hanno fatto apposta, non è stato sperato e quindi OS 2 non riuscì mai a competere contro Windows. Tant'è che Microsoft a un certo punto offrì a IBM gli stessi accordi che loro avevano con Compaq per avere Windows sotto licenza nei computer IBM. IBM inizialmente rifiutò questa offerta e Microsoft stava lavorando a Windows 95. Tuttavia IBM firmò quell'accordo 15 minuti prima che Windows 95 venisse ufficialmente presentato al mondo. Bene, ma non benissimo, perché IBM firmò quell'accordo in ritardo rispetto agli altri competitor, tipo la Compaq per esempio, e questo ebbe un impatto sulle vendite dei loro computer. Questo accordo con Microsoft comunque non fu la morte di OS 2, infatti IBM continuò a supportare OS 2 fino al 2006, e questo per due motivi. Motivo numero uno è perché comunque si era creata una certa utenza fidelizzata, e secondariamente molti clienti di IBM erano delle banche, infatti OS 2 veniva utilizzato nei bancomat, e questi generi di clienti avevano bisogno di software sempre più aggiornato, anche perché comunque la tecnologia si evolveva. A un certo punto IBM iniziò a consigliare ai propri clienti di prendere i programmi che loro avevano e di riscriverli utilizzando dei linguaggi di programmazione multipiattaforma, tipo Java, e che una volta che avessero fatto questa cosa, di sostituire il sistema operativo OS 2 presente nei loro computer, nei loro server, con un altro sistema operativo. E quale mai IBM poteva mai suggerire? No, non è questo. Ma bensì Linux, la cui storia ve l'ho raccontata in questo video. Andate a ripescare. A questo punto possiamo dire che OS 2 era defunto. Tuttavia, tra il 2005 e il 2007 ci furono delle petizioni da parte degli utenti per chiedere a IBM di rendere OS 2 open source. IBM non lo fece mai. E il motivo per cui non lo fece, uno era perché loro dicevano che c'erano dei problemi tecnici. Vabbè. Tuttavia, c'erano anche problemi più gravi, cioè legali, perché OS 2 aveva al suo interno ancora del codice di proprietà di Microsoft e IBM non aveva il copyright per quel codice, quindi c'era proprio un problema legale. Ah, vi immaginate se fosse accaduto qualcosa di simile come quella che accade tra AT&T e BSD. Arca Noae, non so bene come si pronuncia, è un'azienda che continua a sviluppare OS 2 sotto il nome di Arca OS, sotto licenza di IBM. È basato su OS 2 Warp versione 4.52 e aggiunge supporto per tanto hardware moderno, ma anche un sottosistema di compatibilità per programmi Linux. Benissimo, pinguini! E questa era tutta la storia che c'è da sapere di OS 2, e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io, prima di lasciarvi, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!